Una buona domenica, ore 19.30, benvenuti all'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 che oggi ovviamente si occupa di Serie D, Girone F ovviamente, peraltro oggi era il weekend dei tre derby, ieri ce n'è stato uno, terminato in parità quello tra San Nicolò e Francavilla, oggi altri due li hanno vinti l'Aquila a Pescina col Nero Stellati, la Vastese a Vasto contro il Pineto. L'ultima abruzzese è l'Avezzano, che era l'unica che non aveva un derby, 0-0 a Monticelli, risultato insomma che lascia un po' di amaro in bocca. Parleremo di tutto questo, anche di come le nostre squadre si sono ripresentate in questo 2018. Ovviamente lo faremo insieme ai nostri ospiti. Saluto e ringrazio, lo ritrovo con particolare piacere, gli do il buon anno. Anche se insomma da Capodanno sono passati un po' di giorni. Aldo Fattore, ciao Aldo, ben ritrovato. Ma anche a me fa piacere averti rivisto, tu sai che sei una persona che stimo tantissimo. Grazie. Vengo volentieri. Buon 2018 allora, diamoci il buon 2018. Speriamo che non sia un anno, vista l'età. No, dai. Speriamo. Scherzi, scherzi. Speriamo che sia un anno tutto sommato discreto. Di ritorno da Castel di Lama, perché con Monticelli Avezzano apriremo. Roberta Di Sante, ciao Roberta, la nostra Roberta. Buonasera a tutti, ciao Jacopo. Insomma, oggi non ti sei, diciamo, divertita tantissimo, non è stata una partita, ecco. Poi avremo nell'ultima parte al tuo posto Paolo Renzetti, e si è divertito decisamente di più, oltre 4 gol. Non è stata una partita esaltante, sicuramente ha visto più gol Paolo. Esatto, ne ha visti 4 anche il nostro Andrea Costantini, che saluto in redazione. Ciao Andrea, che era a Pescina, esatto, per Nero Stellati Lago. Al Barbati di Pescina. Per Nero Siccome però io protesto contro l'aumento dei pedaggi sulla A24 e la A25, all'andata ho fatto tutta Tiburtina. Oh. Esattamente, non solo, noi siamo anche in grado tra poco di testimoniare, cioè non è che Andrea Costantini sta dicendo così una sciocchezza. Assolutamente. Poi vi faremo vedere con delle foto che ha fatto proprio la Tiburtina. Assolutamente sì. Da Scafa hai fatto insomma tutto. Raiano, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri. Sì, sì, contro il caro pedaggi. Esatto. Assolutamente sì. Hai fatto la vecchia porca Caruso, la strada quella lì. Appunto. Hai fatto? La strada, se quella è la strada, la strada una volta era Porca Caruso, tanti anni fa quando non c'era l'autostrada, si faceva da Raiano, si andava su, giusto? Certo, le pale di Collarmele. Pensa un po' allora quanto ci voleva arrivare da Pescara a Avezzano. È vero. Perfetto, perfetto. Poi vi faremo vedere anche il viaggio oggi di Andrea Costantini direzione Barbati di Pescina. Abbiamo cominciato alla grande, eh? Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060. Vi ricordo che questo è il nostro hashtag. Vediamo i risultati. Partendo dalla Serie A, si sta giocando una gara che è quella di Cagliari, tra Cagliari e Milan, con il Milan in vantaggio 1-2, vantaggio cagliaritano con Barella, poi doppietta di Chessy, prima sul calcio di rigore e poi con un'azione molto bella, molto rifinita, il raddoppio di Chessy. Questi gli altri risultati: la vittoria del Napoli 1-0 contro l'Atalanta, Bologna-Benevento 3-0, il Crotone, caro Aldo, so che lo segui con particolare attenzione. Ho visto proprio la partita. Hai visto Verona-Crotone? E ho visto un bel Crotone. Come hai visto Benali all'esordio? Bene, ha giocato bene, ma anche Ricci, cioè sì, i nuovi, anche hanno giocato veramente bene. Sì. Forse sono stati favoriti perché dopo 4 minuti c'è stato un capolavoro di Barberis su calcio di punizione. Dopo 4 minuti, e quindi magari la partita si è presentata subito in discesa per il Crotone. Però devo dire che ha giocato, io mi sono meravigliato. Il Verona, visto oggi, e a questo punto credo che la panchina di Pecchia, a un certo punto, gli ultimi 20 minuti, il pubblico di Verona, a parte molti si sono andati, non hanno fatto altro che gridare Fabio, sì. Certo. Ma in maniera ironica, certo. Comunque sia un bel Crotone, Benali ha fatto una buona partita, sì. Peraltro oggi è stata una giornata a Crotone in cui ha segnato un ex pescarese come Stoian, Benali ha fatto espellere un giocatore del Verona, insomma, non solo, Benali ha poi dato per il terzo gol di Ricci, ha fatto l'assist. Esatto.
Continuiamo con i risultati. Ci eravamo fermati a Verona-Crotone, ma scusa, visto che no, ma hai fatto bene, perché so che tu, Aldo, sei peraltro molto amico del presidente Vrenna. No, sì, praticamente lo conosco benissimo, praticamente il fratello di mio fratello di mio cognato, il marito di mia sorella, è lo zio di... Quindi quasi parente. No, vabbè, lo conosco benissimo, certo. Raffaele. Ma adesso Raffaele non è più lui presente, si è chiamato fuori, c'è il fratello Gianni. Certo. C'è anche il figlio che fa il direttore generale. Il direttore generale. Lazio Chievo 5-1, Sampdoria Fiorentina 3-1, tripletta peraltro di Quagliarella, Sassuolo Torino 1-1, così come Udinese Spal, Cagliari Milan si sta giocando 1-2 alle 20:45 Inter Roma, domani Juventus Genoa. Tu sei interista, mi sembra. Lasciamo per... Vabbè, ma... Andiamo avanti, vediamo la classifica. È questa qui, con il Napoli a 54, la Juventus 50, 43 la Lazio, 42 l'Inter, 39 la Roma, poi via via tutte le altre, fino al Benevento, che di punti ne ha 7. Posso dirti una cosa? Sì. Io ti devo dire che mi sta sempre più convincendo e meravigliando in positivo la Lazio. Sì, sì. È veramente una squadra. E c'ha quel Milinkovic. È un fenomeno, cioè. Guarda, questo è veramente un fenomeno. Peraltro oggi si è fatto male Ciro Immobile, ma sembra non averne... Ed è entrato Felipe Anderson, che praticamente non lo ha fatto rimpiangere. Vediamo in Serie B, perché oggi c'era il posticipo di Brescia con una partita rocambolesca, in vantaggio l'Avellino 0-1, rimonta e sorpasso del Brescia 2-1, contro rimonta e contro sorpasso dell'Avellino 2-3 per la formazione irpina. Ieri la vittoria del Pescara 1-0 di misura contro il Foggia, gol di Mancuso. Vediamo la classifica dopo il posticipo odierno, perché il Pescara tornerà in campo venerdì sera contro il Perugia. 31 punti per i biancazzurri di Zeman, come lo Spezia, comanda una coppia Frosinone-Palermo. L'Avellino sale a quota 28, per il Brescia 23 punti. Vedi, dimmi, Aldo. Ieri dicevo in un'altra emittente, parlavamo del Pescara, e ho detto, vedi, la gente troppe critiche a questo Pescara. 31 punti, è lì. Poi ti chiederò anche durante la trasmissione se questo è un nuovo Zeman, perché vince quando non gioca da Zeman e vince sempre 0-1, peraltro. Sembra, Parma, Carpi, sembra ieri, strano. Sembra strano, è diventata una squadra cinica, tutto il contrario. Esatto. È diventata una squadra cinica. Vediamo in Serie C, invece, ieri si tornava in campo dopo la lunga sosta, Gubbio Mestre 1-3, Modena-Reggiano ovviamente non si gioca perché il Modena è escluso dal campionato, Bassano-Sant'Arcangelo 3-1, Peralpisano-Sammedetese 1-0, Fermana-Sud-Tirol 0-1, 0-0 tra Pordenone e Fano, Teramo-Vicenza 1-2, Triestina-Ravenna 1-1, il posticipo sarà quello di Bergamo tra Albino Leffe e Renate domani alle 20:30. Riposava il Padova, a cui va di lusso, perché riposa e non perde praticamente quasi nulla, perché vediamo la classifica con il Padova che ha 38 punti, l'unico che potrebbe avvicinarsi è Renate, ma la trasferta di Bergamo contro l'Albino Leffe, 32 punti San Benedettese e Feral Pisalò, 29 per la Reggiana, 28 su Tirol e Bassano, 27 per il Mestre, 26 Triestina, Pordenone e Albino Leffe, 24 punti per il Vicenza, che dunque stacca il Teramo vincendo ieri proprio al Bonolis. Poi chiaramente ci saranno anche delle penalizzazioni per la società veneta per tutto quello che è successo prima, ma avremo modo di parlarne strada facendo. 23 punti per la Fermana, 22 per Ravenna e Gubbio, 21 per il Teramo, che adesso ha solo 2 punti di vantaggio sull'eventuale play-out che oggi si disputerebbe tra il Sant'Arcangelo, 19 punti, e il Fano, che di punti ne ha 15. Dunque, situazione molto complicata. Peraltro poi vi proporremo, e ne parleremo con te, Aldo, e anche con Roberta e Andrea, vi proporremo l'intervista a Stefano Giacomelli, capitano del Vicenza, ex Pescara, che ha parlato ieri in Mix Zone della situazione paradossale che si è vissuta a Vicenza, ma che sta diventando una tristissima, davvero tristissima, consuetudine del calcio italiano. Serie B adesso, Serie D adesso, girone F.
Ventesima giornata, Fabriano Campobasso 0-3, Jesina Matelica 0-3, 0-0 tra Monticelli e Avezzano, Nero Stellati L'Aquila 1-3, Agnonese Castelfidardo 0-1, San Nicolo Francavilla giocata ieri 1-1, San Giustese Recanatese 1-0, Vispesaro San Marino 0-2, Vastese Pineto 3-1. La classifica con il Matelica che vola perché approfitta del passo falso della Vispesaro, sale a più 6, 50 punti per la squadra di Luca Tiozzo, 44 per la Vispesaro. La Vastese si rifà sotto a 40 punti e attenzione perché domenica prossima c'è Matelica Vastese. 34 punti per l'Avezzano, 33 per la San Giustese, 31 per San Marino e Castelfidardo, 30 punti per l'Aquila e Pineto, 29 per il Francavilla, 27 per il Campobasso, 21 per l'Agnonese, 19 per San Nicolò Jesina, 15 per la Recanatese, 14 per il Fabriano, 13 per il Monticelli, 7 punti per il Nero Stellato. C'è un'altra partita. Le prime 4. Avezzano di spesa. Esatto. Avezzano di spesa. Sì, 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 avete ragione anche voi. Chiedo venia. Allora, io direi di cominciare, bando alle ciance, vediamoci lo 0-0 di Castel di Lama con la tua firma, Roberta, poi rientriamo e facciamo le prime considerazioni. Monticelli Avezzano, 0-0, il servizio è fermato per noi da Roberta Di Sante. Non riesce ad andare oltre lo 0-0 l'Avezzano sul neutro di Castel di Lama contro un buon Monticelli che, a dispetto della posizione di classifica, imbriglia le fonti di gioco marsicane con un folto centrocampo e impedisce agli esterni biancoverdi di far male. Nel 3-5-2 Stallone recupera Pierantozzi in difesa e Margarita in avanti e con Aloisi febbricitante sposta Fazzini sulla destra per inserire Cocchiere a centrocampo. Giampaolo risponde con un 4-4-2 che conferma per 10 undicesimi la formazione vittoriosa contro la Vastese, con la sola eccezione di Scutti per lo squalificato Deramo che si aggiunge a Pollino, mentre Persia parte dalla panchina. In avvio l'Avezzano prova ad imporre il proprio gioco, al terzo riesce il triangolo Cerone-Dos Santos, ma il centravanti defilato viene chiuso al momento del tiro. Stesso risultato al 13° per Scutti, che non riesce a trovare la deviazione vincente sull'intuizione di Pellecchia. I marsicani cercano di far girare la sfera ma faticano a trovare spazi. Risultato: uno sterile possesso palla che però non produce occasioni pericolose, anzi è il Monticelli a sfiorare il vantaggio in un paio di occasioni con Margarita che al 24° ci prova dalla distanza e alla mezz'ora impegna in diagonale Lombardo per poi servire a Galli la palla che l'attaccante stoppa con un gran gesto tecnico ma non riesce a calciare con la forza necessaria. Neppure le condizioni del terreno di gioco facilitano le giocate di una squadra tecnica come quella di Giampaolo, che però sale nei minuti finali e al 41° va vicina al vantaggio con il diagonale a botta sicura di Pellecchia, prima vera occasione di un primo tempo tutt'altro che esaltante, che si chiude con la conclusione di Cerone neutralizzata da Marani. In avvio di riprese i marsicani si fanno vedere con un paio di conclusioni dalla distanza, ma prima Dos Santos, poi Bisegna, non riescono ad essere incisivi. Non è il miglior Avezzano che al 14° rischia grosso su Margarita involato a rete, ma Menna prima e Lombardi poi ci mettono una pezza. E ancora il capitano biancoverde è provvidenziale in anticipo sul cross di Gesuè prima di proporsi anche in avanti provando in spaccata sul secondo palo. La gara non si sblocca e ad entrambe le squadre manca il guizzo vincente per portare a casa il risultato. Nel finale la gara, già spezzettata e confusa, si innervosisce ulteriormente. L'arbitro Angiolari sanziona con il rosso diretto il fallo da tergo di Ciabuschi, entrato in precedenza a rilevare Galli su Persia. Ora l'Avezzano prova a sfruttare la superiorità numerica per gli ultimi minuti e al 45° di Curzio di testa costringe Castellana al salvataggio sulla linea. In pieno recupero però si ristabilisce la parità numerica in un finale da dimenticare, con Pellecchia che si fa espellere per un colpo ai danni di Gesuè e salterà la Vispesaro domenica prossima. Il triplice fischio arriva provvidenziale dopo 7 minuti di recupero a sancire 1-0-0 tutto sommato giusto per un Avezzano che può e deve fare di più se vuole rimanere agganciato al treno delle battistrada. Ok, rientriamo, tra poco sentiremo le interviste, però Roberta ti chiedo, che peraltro è una cosa che abbiamo chiesto oggi in diretta, oggi pomeriggio, anche a Federico Giampaolo, se anche tu hai avuto insomma la sensazione, considerato anche il fatto che la Vispesaro ha perso, che la Vastese
poteva avere pressione se l'Avezzano avesse subito messo in chiaro le cose contro il Monticelli. Hai anche tu, se hai avuto anche tu la sensazione di un'occasione, se vogliamo, persa per l'Avezzano per avvicinarsi? Sì, infatti l'ho anche commentato a fine servizio, nel senso che giustamente quella di oggi poteva essere, appunto, visto che comunque si trattava di un testa coda, una buona occasione per l'Avezzano per cercare di appunto portare pressione e riavvicinarsi alle tre di testa in qualche maniera, e invece non ha saputo sfruttare questa occasione, perché non è stato sicuramente il miglior Avezzano. Il Monticelli si vede che ha preparato bene questa partita, sì. Perché è vero che Giampaolo ha detto: sono certo che ci abbiano studiato a fondo. Sì, perché effettivamente intanto ti dicono che sei fascinosa, sì, come Belen. Un po' esagerato, sì. Un tantino. Poi, de gustibus, insomma. No, vai. Grazie, sì. Troppo gentile. Ho perso il filo. No. Perché praticamente sono riusciti con un centrocampo a 5 ad andare ad imbrigliare in qualche modo quelle che sono le fonti di gioco più importanti per l'Avezzano, che sono i due esterni, e hanno controllato molto bene anche Dos Santos, che ha ricevuto non tantissimi palloni giocabili proprio perché le fonti di gioco erano state arginate bene. Però giustamente una squadra come l'Avezzano è normale che debba fare qualcosa di più contro il Monticelli penultimo, sì. Anche se poi c'è da dire che il terreno di gioco, che non era proprio in condizioni insomma ottimali, non facilitava sicuramente le giocate di Fino o comunque una squadra tecnica come può essere quella messa in campo da Giampaolo, però insomma ci si aspettava qualcosina di più. Aldo, ti chiedo, questa è la classica partita del girone di ritorno, che è totalmente differente dal girone d'andata? Generalmente il girone di ritorno è un altro campionato, molti si rinforzano e a 10 punti cominciano a pesare. Ecco, proprio mi allaccio a quello che dicevi te, pensa l'Avezzano, con questi 2 punti in più e lo scotto che c'ha domenica con la Vispesaro, sì. Pensa come si poteva riavvicinare alla, certo, Vispesaro. E quindi al momento non sono partite da archiviare con i 3 punti, punto. E poi sono punti pesantissimi e onestamente io alla vigilia ero convintissimo che l'Avezzano vincesse. Anche perché l'Avezzano, soprattutto in trasferta, ci aveva un po' abituato bene. Esatto, forse meglio di quando gioca in casa. Cioè, in trasferta spesso l'abbiamo visto anche più spigliato di quando gioca al Dei Marsi. Adesso bisogna vedere come l'hanno preparata la partita, se l'hanno preso un po' sotto camera o cos'altro. Io so solo che l'Avezzano è una delle squadre che secondo me gioca meglio di tutti in questo campionato. E a proposito, colgo l'occasione per dire che sono contento, per il Matelica, perché vedi che cos'è il calcio. Matelica per 3 anni ha speso un sacco di soldi comprando giocatori di categorie superiori, sì, e non ha vinto niente. Sì. Quest'anno si è affidato a un allenatore di un'altra regione, certo, e si è affidato a giocatori di categoria, sta stravincendo il campionato. Peraltro un telespettatore da casa ha detto: mi pare giusto dopo qualche anno di investimenti che il Matelica vinca, sì, il campionato, questo anch'io, ma è che dà forza. Lo condivido. Al tuo discorso. E quindi, ripeto, sono occasioni. Adesso bisogna arrivare tra i primi 5 per fare i play-off. Ecco, adesso praticamente c'è questa San Giustese che continua a fare risultato, che potrebbe essere un incomodo. C'è il San Marino che sta andando fortissimo. Il San Marino c'ha un certo 5 che sta segnando a ripetizione. Sì, 5 che qualche anno fa, l'abbiamo già ricordato, qualche anno fa era a Chieti, passò un po', non dico come una meteora, ma come un giocatore, non vero Andrea, non lasciò un ricordo fulgido Lorenzo 5, è quasi come se avesse avuto bisogno di una ripartenza dal basso per rilanciarsi ancora una volta, forse all'epoca era troppo giovane, troppo inesperto. Ma forse inesperto no, probabilmente, ma ne parlavamo anche con Tiziano De Padre la scorsa settimana,
De Padre che lo allenò per una parte di quella stagione, è il classico giocatore di talento che però è discontinuo. Se non hai la testa per fare il calciatore a certi livelli, poi ti perdi. E allora forse lui è tornato ancora indietro di categoria, perché più su faceva fatica. Però i numeri li ha e lo sta dimostrando, perché ora è esploso e non si ferma più. Peraltro ricordo che in quella stagione 5 realizzò ad Aversa il gol della vittoria del Chieti, fu l'ultima vittoria della squadra allora allenata da De Patre. Poi da allora il Chieti si fermò e iniziò una sequenza di risultati negativi che portarono... Ti potrei anche dire l'inviato di quella partita. Jacopo Forcella. Esattamente. Ricordo e praticamente in quegli ultimi tre mesi poi il Chieti non riuscì più a vincere neanche una partita, uscì fuori dalle prime otto e quindi non riuscì a iscriversi tra virgolette alla Serie C unica. Però anche lì aveva mostrato lampi del suo talento, ma non fu continuo. Ora evidentemente sta facendo bene, ma sta facendo bene tutta la squadra, perché io ho visto il San Marino contro l'Avezzano e mi ha fatto una brutta impressione. L'Avezzano giocò una grande partita, ma il San Marino non mi piacque per nulla. Devo dire che con il cambio di allenatore, con il ritorno di Medri e con qualche aggiustamento, ad esempio so che è andato via Liborio Zuppardo, che era un centravanti estremamente lento, ora puntano su 5 lì davanti e la squadra va alla grande. Certo. Il Pineto nella prima parte della gara giocavano a memoria, hanno fatto i primi 20 minuti impressionanti, poi dopo sono calati, sono spariti all'inizio della ripresa, non c'erano proprio e sono riusciti poi nel finale, 5 ha fatto 2 gol, quindi ha giocato indubbiamente bene, però i primi 20 minuti di gara furono impressionanti domenica scorsa. Intanto tanti ringraziamenti, grazie Colavitto, grazie Micciola, grazie Presidente, ovviamente grazie oggi, ragazzi, oggi grande Vastese. Oggi ha fatto un grande risultato. Certo, certo. Allora, prima di scendere negli spogliatoi, Roberta, con te rivediamo le due espulsioni. Sì, purtroppo un brutto finale. Nel finale, molto nervoso, vediamo. Allora, prima c'è l'espulsione di... Ciabuschi, che va a toccare sul piede d'appoggio Persia, che è entrato nella ripresa. Il direttore di gara sanziona con il rosso diretto, eccolo qua il fallo. Rosso diretto. Il nostro Claudio lo ha avvicinato per farlo vedere meglio. Va a toccare proprio sul piede d'appoggio. Ok, lo rivediamo Maurizio? Perché te... Da dietro. Ci può stare. Sì, ci può stare. Io non so, Andrea, che idea ti sei fatto. Insomma, non è... Mi sono fatto l'idea che in molti casi conta anche la platealità. Esatto, io stavo per dire quello, ecco perché un po' tergiversavo. Sì, è stato molto grosso. Il contatto c'è ed è innegabile. Da dietro c'è ed è innegabile, però non è proprio che lo falcia in maniera... Ha dato la sensazione di voler non so, quasi farsi giustizia per qualcosa che era accaduto in precedenza, o forse era nervoso per qualsiasi altro motivo, e lì, ti ripeto, è andato con eccessiva foga e anche platealità, ripeto, perché anche poi la scenografia fa molto nel prendere una decisione che è istantanea, quella dell'arbitro. Effettivamente nel finale la partita, ripeto, non è stata bellissima, era un po' nervosa nei minuti finali, quindi si è un po' accesa Però Roberta, adesso qui mi appello al presidente Paris. Il presidente Paris è ora che comincia a multare questi giocatori. Domenica scorsa ci sono stati dei messaggi fatti da giocatori. Però questo per l'altro episodio. Lo vediamo. Domenica scorsa ci sono stati quei due giocatori che hanno fatto i messaggi, no? Sì, Fanti e Bisegna. Bene, adesso questo Pellecchia, che adesso vedremo il fallo, ha fatto un fallo che è del tutto gratuito. Del tutto ingesto. Allora, ma perché dico questo? Evidentemente c'è un po' di nervosismo e bisogna che si calmino, perché si stanno giocando il campionato. Sì, lo vediamo il secondo episodio da Moviola, che costa l'espulsione. Meritata a Pellecchia. Ah, eccolo qui, guarda. Perché qui c'è un fallo di reazione. Un fallo di reazione, un calcione
ma poi dice a Roberta, non solo ingiustificato, dice a Roberta che anche non voleva, non accettava la decisione, non voleva uscire. Insomma, sì, ci ho messo sono, un po' per sono uscire. degli episodi che Paris farebbe bene subito a rimettere le cose. Sai che cos'è? È che potrebbero costare caro l'Avezzano, perché oggi l'Avezzano, stavo dicendo prima, ha sofferto abbastanza a centrocampo. Ci sono delle assenze importanti anche per infortunio. Lo stesso Persia non è stato utilizzato dall'inizio perché non è ancora al top della condizione. Deramo era squalificato perché domenica oggi vai a perdere un giocatore come Pellegrini, che adesso non so quante giornate di squalifica però certamente il rosso diretto, certamente è condotta violenta, certamente salta la Vispesaro, quindi sono poi azioni che a livello poi di costo effettivo per l'Avezzano purtroppo potrebbero, insomma, sicuramente potrebbero costare caro. Sono cose che pesano poi nell'economia, ecco questo, esatto. Perfetto, sì, Dos Santos è discontinuo, ecco perché non ha mai visto la Lega Pro. Io volevo aggiungere una cosa. Intanto sono 4 punti persi con il Monticelli. Per una squadra come l'Avezzano, che è ambiziosa, è un bilancio pesante in negativo, perché il Monticelli è una delle squadre più deboli del campionato, numeri alla mano. Ecco, non è debole tanto quanto i Nerostellati, però è una squadra debole, la classifica parla chiaro, e l'Avezzano ha perso 4 punti. Poi Pellecchi è un giocatore fondamentale, non ha giocato Deramo oggi, sicuramente si è sentita la sua assenza, mancherà con la Vispesaro, si sentirà la sua assenza. Penso che l'Avezzano abbia problemi di equilibrio di gioco se mancano Pellecchia e o Deramo, perché loro sono la forza di questa squadra, perché se lì in mezzo tu blocchi Bisegno, soprattutto Cerone, ok, però la forza della lezione è anche sulle fasce, con questi due giocatori che dribblano, creano superiorità numerica, creano gioco. Se mancano, o meglio, anche se manca uno dei due, l'Avezzano va in difficoltà. Io oggi mi sarei anche aspettato, per i problemi legati agli under e alla mancanza di vere alternative di Deramo, ma anche di Pellecchia, anche un cambiamento di modulo, magari un centrocampo a tre, un trequartista e due punte, perché ora l'Avezzano ha Di Curzio, ha Catullo, ha Dos Santos, però molti di questi attaccanti, di questi centravanti, sono sacrificati sull'altare di questo 4-4-1-1. Però se poi manca uno come Deramo, l'Avezzano non ha l'alternativa sulla fascia. D'altro canto ha diversi centravanti, quindi mi sarei aspettato anche un cambiamento di modulo, perché altrimenti la squadra fa fatica a esprimersi in questo modo. Ed è esattamente quello che è successo oggi, Andrea, perché poi il Monticelli, giocando a 5, è andato proprio ad arginare quelli che sono i due esterni e quindi poi ha fatto fatica. Scendiamo negli spogliatoi. Chi ci ascoltiamo, Roberta? Ho intervistato, oltre a Giampaolo, anche Bisegna per l'Avezzano. Ah, e... che era stato sotto l'occhio del ciclone più di una settimana, ancora c'è, ancora qualcuno ci sta scrivendo. E poi c'è Mister Stallone. Ma non lo sentiamo adesso Bisegna, o sì? È nel blocco delle interviste? Non l'avete inserito nel blocco delle interviste? No, non c'è. Ah, ok, lo sentiremo. Vabbè, lo sentirete in settimana. A posto, vabbè, due allenatori. L'importante è non perdere. È normale che bisogna cercare di vincere. Non era facile qui, perché il Monticelli è una squadra che ha preso pochi gol per la classifica che occupa, effettivamente, per cui lavora molto bene nella fase di non possesso. Secondo me il mister ci ha studiato bene, perché ci ha bloccato, diciamo, dove siamo noi bravi sugli esterni, non avevamo sbocco e ci serviva una giocata importante per sbloccare la partita. Io penso che la mia squadra ci abbia provato in tutti i sensi, sia con i calci piazzati, sia con le palle lunghe, sia giocando a terra, però non siamo riusciti a concretizzare, ma anche merito secondo me del Monticelli, che ha fatto una buona partita. Visto che comunque bisogna già pensare alla prossima partita, come lo preparerete? Dicevamo, mancherà sicuramente Pellecchia, recupererà Idera. È un problema che mi porrò martedì, sinceramente, perché adesso è presto, pensiamo un attimino a questa partita dove c'è da migliorare, sicuramente c'è da migliorare sull'atteggiamento,
perché non possiamo permetterci in questo momento di non avere giocatori importanti. Pellecchia, giocatore fondamentale per noi, non averlo con la Vispesaro è un danno. Per cui dobbiamo essere più bravi da quel punto di vista. Martedì vediamo come siamo messi e poi penseremo alla Vispesaro. Mister Stallone, sicuramente oggi una buona prestazione del Monticelli contro l'Avezzano, un pareggio, però siete riusciti a toccarli proprio nei punti, diciamo, tra virgolette, deboli. Ma credo che i ragazzi hanno applicato alla perfezione il lavoro che abbiamo fatto in settimana e mi fanno piacere le tue parole, perché a parte domenica scorsa, nelle ultime 7 partite questa squadra non ha mai sbagliato una partita e soprattutto sempre dagli avversari, cosa che fa piacere, ci viene riconosciuto il modo in cui giochiamo e la difficoltà in cui riusciamo a mettere gli avversari in campo, che non riusciamo a farli giocare. Questo credo. Anche oggi si è visto palesemente che abbiamo creato delle difficoltà a una fortissima squadra, tra l'altro una squadra allenata da un allenatore bravissimo, perché io ho avuto modo di vedere le partite in televisione, è una squadra che sa quello che deve fare, sa come giocare, è importante, però oggi permettetemi un applauso al Monticelli che veramente ha tappato tutte le fonti di gioco e tutte le situazioni possibili. Però ripeto, Monticelli a 7 partite ha sbagliato una sola partita, questo ci dovrebbe far pensare che insomma sto gruppo di questi piccoli giovani leoni, ce ne abbiamo 10 contati, ma stanno facendo grandi cose. Le voci dunque dei due allenatori, intanto ci scrive Andrea dice bene, non c'è continuità, pareggiare con le ultime non porta da nessuna parte, forza Lupi. Come l'ha presa Roberta, poi vado da Andrea, come l'ha presa il presidente Paris oggi? Presidente Paris, io l'ho visto oggi soltanto un attimo durante, durante il riscaldamento iniziale, poi non ho visto dove si è posizionato durante la partita, da dove abbia visto la partita, poi a fine gara o è andato via prima, non lo so, oppure comunque non è passato, non l'ho visto per niente, non è passato neanche né sotto gli spogliatoi, in sala stampa. Però è una cosa giusta, l'hanno scritta da casa, Andrea, se perdi punti con le ultime della classe diventa difficile poi fare la vera e propria rimonta, cioè nel senso ci può stare di perdere col Matelica, ci può stare di perdere con la Vis, però poi le partite da vincere vanno vinte. Beh, pesano i 2 punti col Monticelli all'andata, i 2 di oggi, i 2 con i nerostellati. Se noi riguardiamo anche le 2 partite con la Jesina, Jesina è una squadra discreta, ma insomma sì, non è nell'elite, 2 pareggi pure quelli. Sono punti. Guarda, ti hanno praticamente tradotto in SMS. Sì. Sì, ma intanto l'argomento è quello e i conti, per chi ha una buona memoria come l'amico da casa, si fanno molto molto presto. Visto quello che ha fatto l'Avezzano da un certo punto in poi del campionato, viste anche alcune vittorie in trasferta roboanti e anche con qualità, questi punti lasciati per strada pesano. Bisogna ritrovare un po' la compattezza che c'era nei 2 mesi precedenti, bisogna ritrovare una maggiore convinzione, una maggiore forza difensiva e soprattutto bisogna creare delle alternative alla mancanza di questi che sono diventati il fulcro del gioco dell'Avezzano. Perché ripeto, oggi mancava Deramo, almeno per la prossima partita mancherà Pellecchia, sono giocatori fondamentali per il tipo di gioco che Giampaolo ha intrapreso da un paio di mesi a questa parte. Assolutamente sì, noi ci fermiamo, sono le 20:04 per chi ci segue in diretta. Ovviamente oggi, considerato anche l'anticipo di ieri tra San Nicola e Francavilla, che vi faremo rivedere, le partite sono di meno, quindi abbiamo più possibilità di analisi della gara, delle gare. Siccome si stanno scrivendo tantissimi da Vasto, nonostante la partita sia iniziata un po' più tardi, alle 15, l'abbiamo già pronta, allora io direi, Roberta, tu resta con noi, perché poi ci parlerai anche di Pineto, perché tu lo segui abitualmente. Dopo la pubblicità sarà con noi anche Paolo Renzetti, tornato dall'Aragona. Vedremo il servizio di Vastese Pineto. Così vediamo questi 2 gol. Dice che uno vale il prezzo del biglietto. Però uno che vale il prezzo del biglietto, siccome noi non l'abbiamo visto, e allora siamo curiosissimi. Pubblicità e poi Vastese Pineto.
Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del Pallone, ci state iscrivendo in tantissimi e noi vi ringraziamo davvero tanto perché ci seguite sempre con particolare attenzione, poi c'è chi critica, c'è chi è contento, molto varia a seconda di come è andata la giornata di campionato. A Vasso è andata bene, allora do la buona serata a Paolo Renzetti, ciao Paolo! Buonasera, ciao Jacopo! L'uomo penso, Andrea, con un... Se avesse il contachilometri interno avrebbe una montagna di chilometri da raccontare. È stato il re dell'Adriatico perché è sfrecciato a Foggia. Foggia ieri, e poi Vasto. Ha riportato a casa anche la vittoria del Pescara ieri a Foggia, quindi insomma questa dorsale adriatica, questo segmento da Pescara a Foggia è stato solcato con successo da Paolo, anche se bisogna dire che a proposito di Adriatico è andata male al Pineto dal certo. Tuo canto. Però a proposito di viaggio, Andrea, siccome tra un po' vediamo Vastese e Pineto, però non mi sono dimenticato del tuo di viaggio. Sì, sì. Che non è stato proprio lungo la dorsale adriatica, no. Ma di tutt'altra parte. La dorsale appenninica. Lo vediamo? La vediamo che giro ha fatto, Aldo? Il giro è questo qua. Qui dove sei? Qui sono nella zona delle gole del Sagittario. Siamo alle porte del Parco del Sirente Velino. Qui siamo a Castelvecchio Subequo. Qui sono degli scatti all'interno di Castelvecchio Subequo. Non ho scatti di Castelvieri, però chiaramente ci sono passato. Quindi che dire, visto che la mia regione mi piace tanto, se potete, se avete un po' di tempo libero per godere della nostra regione, potete fare un tratto che non è molto percorso, perché chi si muove chiaramente fa l'autostrada per accorciare i tempi, per andare dalla costa verso la Marsica e viceversa, o per andare a Roma e viceversa. Se potete, avete un po' di tempo in più, conoscerete angoli d'Abruzzo che siete abituati a non percorrere perché fate sempre l'autostrada, e vedrete degli scorci davvero meravigliosi. E poi c'è anche la parte delle paleoliche di Collarmele che è davvero... Sai perché hai fatto quella strada? Sì. Sì. Il tuo è stato un modo di contestare l'aumento dei prezzi dell'autostrada, per quello preferisco. Sì, è un è stato un mettersi con. Intanto con Renzetti la Vastese in C, con lui non perdiamo un punto. Intanto è vero. Vittoria nel derby. Però se potete fate quei tratti di strada perché sono scorci davvero molto belli. Assolutamente, abbiamo fatto vedere il viaggio anche perché insomma ci sono degli angoli della nostra regione spesso non si conoscono, belli, ma che vale la pena assolutamente vedere e rivedere. Paolo, merita questo gol di Nicola Fiore, sì o no? Perché lo stiamo andando a vedere. Sì, un gran gol, il primo ma anche il secondo su punizione non è stato da meno. Oggi abbiamo visto un Nicola Fiore davvero ispirato, in grande giornata. Nella gara di Avezzano non si era visto il miglior Nicola Fiore, nella partita col San Marino la squadra non aveva giocato sicuramente la miglior partita della stagione, oggi è tornato a giocare ad alti livelli Nicola Fiore e la Vastese è tornata ad essere la squadra del girone d'andata. Credo che non sia un caso che quando gira Nicola Fiore molto spesso gira anche la Vastese. Lo sai che cosa mi hanno detto alcuni tifosi del Vasto? Che qualora la Vastese dovesse andare in C, lo fanno a detto stampa. Ok, assunto già. Rischiamo di perdere Paolo Renzetti. Va bene, adesso scherzi a parte, ci andiamo a vedere. 3-1 della Vastese sul Pineto, ovviamente il servizio è firmato per noi da Paolo Renzetti. Torna a brillare in campionato la Vastese che, trascinata da un Nicola Fiore in giornata di grazia, si aggiudica con pieno merito per 3-1 il derby con il Pineto, fortificando la terza piazza ma portandosi a meno 4 dalla piazza d'onore grazie al KO interno della Vis Pesaro. Le due sconfitte con San Marino e Avezzano sono ormai in archivio, con all'orizzonte la gara di domenica prossima in casa della capolista Matelica. Colavitto conferma Maronilli in difesa ma in attacco schiera Tedesco per Bittaie.
Nel Pineto, mister Amauro manda in campo la miglior formazione con Pezzotti, Ciarcelluti e Tomassini in avanti. All'Aragona freddo e cielo nuvoloso con un migliaio di tifosi sugli spalti, dirige Tesi Di Lucca. Inizio di partita un po' contratto dei padroni di casa chiamati a riscattare i due KO consecutivi. Al settimo la prima emozione di marca locale con un tiro insidioso di Stivaletta che impegna Giachetta in una difficile respinta. Al 14esimo Tomassini, lanciato sul filo del fuorigioco, si presenta tutto solo davanti a Camerlengo ma sbaglia incredibilmente il gol del vantaggio. Gli ospiti si fanno preferire almeno inizialmente sul piano del gioco e della manovra corale, con Pezzotti pericoloso al 16esimo con un tiro a fil di palo. Le emozioni si susseguono visto che un minuto dopo Fiore in area pinetese alza sopra la traversa. Al 18esimo per la Vastese sembra fatta, ma Tedesco in area va a colpire il palo pieno della porta ospite con Giachetta battuto. La gara dell'Aragona è piacevole con le due squadre che si affrontano a viso aperto e con la formazione biancorossa che trova il vantaggio con un eurogol di Fiore che al 23esimo mette la palla all'incrocio dei 25 metri facendo esplodere la gioia dei supporters di casa. La squadra di Colavitto controlla le sfuriate del Pineto e al 39esimo arriva così ad un passo dal raddoppio con Tedesco che va a colpire questa volta la traversa della porta di Giachetta dopo il palo del 18esimo minuto. Ma quella di oggi è la giornata di Nicola Fiore che al 43esimo colpisce questa volta su punizione disegnando un'altra parabola deliziosa per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo e la ripresa si apre al secondo con il 3-0 per la formazione del presidente Bolami grazie ad una rete griffata da Stivaletta che dopo un'azione prepotente entra in area e con un tiro angolato supera il portiere del Pineto per la terza volta. Gara che termina con largo anticipo visto che poi al sesto Lonetti chiama ancora Giachetta al miracolo prima del poker sfiorato in scivolata sotto rete da Tedesco. Il Pineto quasi scompare dal campo e così al decimo arriva un rigore per la formazione di casa per un tocco in area pinetese di Veroni con la mano. Tesi indica il dischetto dagli 11 metri. Leonetti calcia però debolmente fra le braccia di Giachetta che para. Amaulo effettua tre cambi in un sol colpo mandando in campo Zane, Orlando e Gragnoli per Marianeschi, Pepe e Ciarcelluti, ma in campo domina la squadra di Colavitto che al 19esimo con Tedesco arriva ad un passo dal 4-0. Il Pineto si vede finalmente al 20esimo con una conclusione violenta di Pezzotti che trova la pronta risposta di Camerlengo. Ancora Vastese al 25esimo con Giachetta che dice no a Leonetti, poi minuti finali di gara con un gol divorato da Tomassini al 27esimo a conferma della giornata negativa dei biancazzurri che trovano il gol della bandiera al 46esimo grazie a Di Rocco. Finisce così dopo 6 minuti di recupero con il tripudio della Vastese che tocca quota 40 in classifica e fa festa con i suoi tifosi, mentre per il Pineto arriva una sconfitta che allontana di nuovo la zona playoff. Rientriamo tra poco le interviste, invadiamo Matelica. Forza Vastese, noi ci crediamo. Ovviamente ritorna l'entusiasmo dopo un inizio 2018 non eccezionale per la Vastese. Questa vittoria ridà entusiasmo. Beh, questo è un super gol, ma anche il secondo, insomma, non è niente affatto male. Forse, allora, perché abbiamo negli occhi il primo e questo ci sembra meno bello, ma è stupendo anche il secondo. Questo è ruleta prima e sinistro sotto l'incrocio sono dei pali. Tre gol comunque. Anche Stivaletta un bel gol. Tre gol belli. Abbiamo visto, Paolo, probabilmente abbiamo rivisto, non so se sei d'accordo, intanto rivediamo anche il secondo gol stupendo di Nicola Fiore. Hai rivisto la Vastese che avevamo imparato a conoscere, specie all'Aragona, perché per la Vastese va fatto magari un discorso un po' differente rispetto alla Vezzano. All'Aragona è proprio un rullo compressore. Sì, oggi si è rivista, lo dicevo prima, la squadra che avevamo tutti ammirato nel girone di andata, una squadra tonica, una squadra concreta, una squadra cinica che comunque ha sbagliato anche, ha fallito diverse occasioni, il rigore. Oggi ho visto tra l'altro un grande giocatore Tedesco che per la prima volta giocava dal primo minuto, è stato sfortunato perché ha colpito prima un palo e poi una traversa, ma questo è un giocatore che secondo me nel girone di ritorno può fare
fare molto bene, può dare una grossa mano anche in fatto di reti alla squadra di Colavitto. E poi un'altra riflessione che facevo oggi: quando la Vastese va in vantaggio, soprattutto in casa, difficilmente fallisce l'appuntamento con la vittoria. Eppure oggi l'inizio era stato non positivissimo per la squadra di Colavitto, perché nei primi minuti i biancorossi erano piuttosto contratti, c'era stata quella conclusione di Stivaletta al settimo minuto parata dal portiere, ma poi l'occasione più clamorosa era capitato sui piedi di Tomassini, proprio a tu per tu con Camerlengo. Poi, una volta riacquistata la fiducia, una volta poi trovato il vantaggio con Fiore, non c'è stata quasi più partita. E devo dire che si è rivista quella squadra travolgente che gioca praticamente a memoria e che ha giocatori di categoria superiore come Fiore, ma anche come lo stesso Leonetti. Bene anche la difesa, che aveva balbettato ad Avezzano in casa con formazione del San Marino, e invece questa volta anche la difesa ha offerto una prova più che positiva, considerando che ci sono due giocatori che per la seconda volta giocano insieme ai nuovi compagni, Cane e Maronilli, e quindi diciamo, da questo punto di vista, credo che Colavitto possa essere soddisfatto anche per il rendimento del settore arretrato della difesa, che nelle ultime due gare qualche defiance l'aveva pure avuta. Paolo, scusa, comunque si spiega se l'inizio è stato meglio il Pineto, ma si sì. Spiega perché la Vastese veniva da due sconfitte. Sì, all'inizio c'è la prima stato in casa rovinosa, e credo che fossero nervosi. Poi, una volta prese le misure, hanno ripreso fiducia, ma sai, la Vastese è una grossa squadra. Sì, certo. Sì, sì. Ma ci scrivevano non solo quando gioca l'Aragona, perché ultimamente la Vastese gioca sempre alle 15. Peraltro vi faccio notare che il messaggio voleva intendere che insomma solo la Vastese gioca alle 15. Poi ironicamente ci facevano notare che devono tornare in Sardegna. No, la spiegazione è semplice, nel senso che la società biancorossa, quando gioca in casa, chiede alla Lega di poter giocare alle 15 per agevolare e favorire un maggior afflusso di tifosi, considerando ovviamente l'orario più comodo alle 15, l'orario domenicale. Ovviamente deve esserci l'assenso della formazione avversaria. Con il San Marino era stato chiesto di giocare alle 15, il San Marino non aveva accettato, la gara si è giocata alle 14:30. Oggi con il Pineto la gara è stata disputata alle 15, perché la società pinetese di Broco ha accettato il posticipo di mezz'ora, e credo sarà così anche per le prossime partite casalinghe, ovviamente sempre con l'ok della formazione ospite. Peraltro mi verrebbe da dire, e vado da Andrea dopo la spiegazione puntuale di Paolo, che anni fa anche in Serie A per esempio c'era il cambio di orario, ma mi sembra un po' una pratica abbastanza desueta adesso, che è rimasta solo dalla Serie D in giù. Cioè, a che serve questo 14:30? Perché poi alla fine, come vediamo, il fatto di giocare alle 15 favorisce un maggior afflusso di pubblico. Alle 14:30 obiettivamente è un orario scomodo. Sì, vabbè. Cioè, è un residuato che lo si fa per un po' per usanza, un po' perché comunque le giornate sono più corte, c'è un po' più di luce, magari non c'è bisogno, c'è bisogno di meno di accendere i riflettori. In Serie A, al di là dello spezzatino, le gare del pomeriggio si giocano alle 15, idem in Serie B, le gare del pomeriggio si giocano alle 15, a meno che non ci siano esigenze televisive. Però sì, si potrebbe anche uniformare e mettere tutto alle ore 15, però insomma penso che ci siano sedi opportune per poterne discutere. Certo è che anche con i giorni d'oggi, che magari si mangia un po' più tardi, non so, io non voglio entrare nelle usanze un po' di tutti coloro che sono a casa, però probabilmente alle 15
le 15 sono un orario più comodo, le 14.30, sai, la domenica si sta in famiglia, si mangia, si va un po' per le lunghe rispetto a quello che avviene in settimana, quindi l'orario delle 15 in effetti potrebbe essere un po' più comodo. Assolutamente, ma lo sai perché ho fatto proprio a te questa domanda? Perché poi ti faccio parlare di una questione sempre regolamentare, ma cambiata quest'anno, di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio, che è quella delle sostituzioni, e poi voglio anche il parere di Aldo, ne parleremo. Sì, ne parleremo, però io voglio aggiungere qualcosa su quello che ha detto Paolo, ha parlato bene di Tedesco. Io dico questo, forse la migliore Vastese si è vista quando nel Tridente c'era un attaccante che faceva lavoro sporco, che era Cristaldi, con Fiore e Leonetti che poi costituivano l'asse creativo e anche quello costituito dai terminali della manovra. Leonetti soprattutto, Fiore giocatore deputato a creare ma anche a finalizzare. Aver rimesso un giocatore come Tedesco che può fare legna lì al centro del Tridente magari libera il talento di Leonetti e Fiore, perché quando è andato via Cristaldi spesso nelle ultime partite ha giocato Bittaie, che però è un leggero pure lui, un giocatore che punta molto sulla velocità, ma tra Leonetti, Fiore e Bittaie nessuno di questi, diciamo, fa legna, nessuno prende colpi, nessuno fa sportellate. Probabilmente Tedesco, che non è un ottimo attaccante a tutto tondo, però è uno di quei giocatori che equilibra l'attacco della Vastese, quindi può essere questa scelta di Colavitto funzionale alle prossime partite. Chiarissimo. Allora, siccome stanno arrivando molti messaggi che riguardano Marco Pomante, rientro in difesa dopo la squalifica e tanti gol che sta subendo il Pineto, allora scendiamo negli spogliatoi perché sentiamo i due allenatori, vero Paolo? Sì. Ma soprattutto nel finale del blocco delle interviste, Pomante, proprio lo stesso Pomante, che chiede scusa ai tifosi del Pineto. Lo ascoltiamo. Colavitto, è tornata la Vastese, 3-1, partita che avete condotto per 70-75 minuti, anche un rigore fallito. Insomma, si aspettava dalla sua squadra la reazione e la reazione è arrivata. Hai detto bene, i ragazzi hanno reagito, comunque si sono impegnati dal primo minuto fino al 95esimo, vi devo fare i complimenti, contro una signora squadra che veniva da 15 risultati utili e c'è stata sia la prestazione che il risultato, quindi per un allenatore il massimo. Con un Fiore così è più facile vincere le partite, senza nulla togliere ovviamente alla prova di tutta la squadra, il giocatore di questa caratura può far sempre la differenza. Non mi piace parlare dei singoli sinceramente, però è il mio capitano, l'avete visto, quindi ci mette cuore in campo, tecnica, tattica, ci mette tutto. Oggi è stato premiato, sono contento per lui, come sono contento per la maggior parte dei ragazzi nuovi che hanno giocato oggi, perché non era semplice, ricordiamoci che oggi i tre quarti di una difesa erano nuovi, quindi ci voleva un po' di tempo. Purtroppo sono successe determinate cose nel 2018 che hanno rotto qualche equilibrio di squadra, però oggi la squadra ha giocato di responsabilità collettiva e non individuale. Sono contento, bisogna continuare così, ci stiamo divertendo noi, si sta divertendo il pubblico, però bisogna continuare con questo spirito. A lei non piace parlare dei singoli, però io vorrei spendere due parole per Tedesco, questo ragazzo che oggi ha colpito due pali. Le chiedo, come mai solo oggi è in campo dal primo minuto? No, ma ti ripeto, ci vuole un po' di tempo, non è che entri in un contesto, ma lo dico senza presunzione, cioè la verità, nel senso che si lavora di squadra, devi dare del tempo a dei ragazzi a assimilare determinate cose, l'idea dell'allenatore, quindi è importante che lui si è fatto trovare pronto, lo ringraziamo, è un ragazzo che si impegna in allenamento, quindi ma come si impegnano gli altri. Oggi c'è stato Casciani, cioè Casciani ha giocato dopo un sacco di tempo, insomma sta Marco Cane che è venuto da poco, Maronilli, cioè, piano piano mi auguro di dare spazio pure a chi in allenamento dà il massimo e non trova spazio la domenica. A Mauro, dopo l'ottima prova con il Matelica, la più che buona prova con il San Marino, oggi è arrivata questa sconfitta a Vasto, meritata. Cosa non è andato nel Pineto? Sì, diciamo una sconfitta che ci sta, la stessa ha meritato la vittoria.
È stata una partita strana, diciamo, i primi 20 minuti fino, diciamo, all'Eurogol di Fiore. Era una partita spaccata, entrambe le squadre creavano occasioni offensive, non abbiamo create importanti davanti al portiere e non abbiamo finalizzate. Poi il gol di Fiore, ecco, ha rotto gli equilibri e poi c'è stato l'Eurogol anche sul calcio piazzato di raddoppio. A quel punto la partita difficile era diventata quasi impossibile, quindi onore alla Vastese che ha interpretato bene la gara. Avete iniziato bene la partita, avete avuto anche solo 0-0 l'occasione per passare in vantaggio, poi vi siete un po' persi per strada, avete accusato forse anche psicologicamente il colpo del vantaggio della Vastese? Sì, volevamo sbloccare il risultato. Abbiamo creato tante opportunità, però abbiamo rischiato anche delle ripartenze dell'uno contro uno, dove sappiamo che la Vastese è micidiale, e secondo me non abbiamo fatto un'interpretazione giusta per come avevamo preparato la partita. Perché oggi il Pineto non è stato all'altezza delle precedenti esibizioni? Perché non avevamo l'atteggiamento giusto, non avevamo l'atteggiamento che abbiamo avuto in passato. Infatti sono qua per chiedere scusa per la frustrazione, perché chiedere scusa ai nostri tifosi, dal primo all'ultimo tifoso, dal primo all'ultimo dirigente, dal magazziniere, perché non si può venire a Vasto in un derby importante per noi e avere un atteggiamento, io per primo che sono il capitano. Però c'è anche da dire che veniamo pure da 15-16 risultati utili consecutivi, ci sta anche perdere, non ci sta perdere così, però se siamo... Secondo me siamo un grande gruppo e sicuramente dimostreremo dalla domenica prossima di essere, come detto prima, un grande gruppo e faremo subito il risultato con San Nicolò. Tanto di cappello a Marco Pomante, che oltre ad essere un amico della nostra trasmissione, insomma lo conosciamo da tantissimi anni e dimostra anche in questa circostanza di essere veramente un ragazzo con dei valori, insomma, presentarsi e chiedere scusa per una prestazione è la cosa migliore che si può fare, cioè ammettere, Aldo, il fatto di aver sbagliato una partita. Io Marco lo conosco, era con me a Chieti, sì. È un professionista serissimo, poi ci sta che una partita, non, anzi, gli fa onore che abbia chiesto, sì, scusa, poteva anche fare a meno, perché ci sta, la giornata no. Anche perché insomma la striscia dei risultati utili del Pineto era talmente grande, sì, che insomma, però, ci può stare di perdere un derby contro la terza della classe. Non io non so quanti tifosi ci siano a Pineto, però appena perdono una partita, mi ricordo le prime partite per cacciare a Mauro, adesso perché non gioca quello? Sì, effettivamente c'è un po' questo ambiente un po' troppo a pensare che c'è spattista. A Pineto c'hanno un signor, prima di tutto, prima di essere un grande presidente, un signore che è Silvio Brocco. È una società strutturata bene, sta puntando sul settore giovanile. Se poi devono vincere sempre, allora un altro discorso. Sì, quello però non si può. Trovo, il calcio non lo assicura. Trovo assurdo tutto questo. Sì, no, effettivamente, insomma, mi sono sembrate anche un po', anche a me che comunque seguo costantemente la squadra, cioè mi sembrano un po' troppo dure queste critiche all'indirizzo di Marco, perché ora, al di là della partita oggi segnata tra l'altro da questi due gol di Fiore, che un po' sono un po' come il gol di Mariani domenica scorsa a San Marino, esatto. Cioè quello è un gol che ti taglia un attimo le gambe, poi ovviamente, insomma, evidentemente la prestazione sicuramente non è stata una buona prestazione, tanto da indurre Pomante ad andare a chiedere scusa, però in tante altre occasioni, già in questo caso col gesto che ha fatto, sicuramente ha dimostrato di essere un leader e un signor capitano, certo. Però insomma, al di là di questo, in campo la presenza di Pomante si sente ed è importante, perché ora, al di là di qualche errore che ci può stare, però aiuta nel pacchetto arretrato a far crescere anche questi ragazzi che gli sono lì accanto, li segue, certo, da vicino, guida la difesa e anche domenica scorsa su alcune azioni del San Marino, insomma, ci ha messo una bella pezza. Senti Roberta, però ti volevo chiedere una cosa, se tu ovviamente oggi eri a Castel di Lama e non, sì, a Vasto, però ti chiedo se secondo te hai avuto anche tu la sensazione che sullo 0-0 quel gol fallito da Tomassini abbia un po' chiuso la partita, come si suol dire. Sì, loro ce l'hanno questa cosa, non è la prima volta, vedi, anche nei, allora, ci sono un attimo,
ci sono dei momenti in cui di blackout, ogni tanto il Pineto ce li ha questi momenti di blackout o di scoramento. Infatti non a caso mister Amaulo in più di un'occasione e anche Pomante ha parlato di atteggiamento, sì. Forse è una questione di anche un po' di mentalità, di atteggiamento della squadra che a volte si perde in alcune situazioni. E sicuramente sì, anche forse oggi questo non ha... lo step prossimo da compiere. Esatto, sì, a mio avviso sì, anche perché ci sono, ecco, vedi, anche domenica scorsa a San Marino era finita la partita. Prendi due gol negli ultimi due minuti di recupero. Sì. Quindi insomma c'è qualcosa da rivedere anche in questo senso, un po' di attenzione in più e un po' di grinta in più che insomma. Te la butto lì però adesso, vai. Amaulo rischia? Se domenica prossima c'è il derby contro il San Nicolò, Amaulo rischia? Ma io non credo, dai. Ok. Ti posso dire una cosa? Come? Io penso che il bello del calcio è che finché l'arbitro non fischia, tutto può succedere. Ah, certo, prendo certo, esempio una partita certo. della settimana Perciò scorsa. Perciò ti dico, bisogna stare attenti. Manchester City Liverpool. Contro Liverpool. Sì, l'ha quasi City riaperta. Stava straperdendo, sì, all'ultimo minuto ha sbagliato il gol. Guardando, del 4-4. Paolo Renzetti è testimone di un Avezzano Vastese che sembrava Avezzano Vastese. Avezzano Vastese, il palo di Lionetti. Sì. Cioè, sembrava strafinito. Sei d'accordo con questo? Sono assolutamente. Quando sì. Quando lei dice, io ho visto il gol che ha fatto il San Marino, ma quello ha chiuso gli occhi, ha tirato, certo, si è infilato certo, lì. Certo, che certo. Cosa vuoi dire? Il gol con cui il gol di Bisegna al 94esimo con cui l'Avezzano è salito in Serie D, insomma, appunto, appunto, vedi, il calcio è questo. Assolutamente. Insomma, è vero che ci sono, insomma, fino a quando l'arbitro non fischia. Assolutamente. Andrea, sì. Sì, 30 secondi. Vai. Ho letto delle critiche nei confronti di Giachetta. Io non so chi è meglio, magari potrà anche parare Mazzocchetti, però di questi 6 gol presi nelle ultime due partite, 3 sono gol capolavoro. I 2 di Fiore e quello di Guidi della scorsa settimana. Il gol di Guidi è un capolavoro balistico inenarrabile, anche fortunato sotto certi punti di vista. Fiore oggi 2 gol capolavoro, quindi... ha parato un rigore Giachetta, ecco, forse è stato incerto sul primo gol del San Marino, però per il resto io non penso abbia grossi demeriti. I demeriti sono più di squadra. E chiudo dicendo che la partita, il Pineto l'ha persa a San Marino, la partita di oggi è stata persa a San Marino, perché quei 2 gol presi in pieno recupero da 1-3 a 3-3 oggi hanno inciso, come quando un pugile prende un colpo che è quasi da KO, ti rialzi, provi a stare in piedi ma poi rivai a terra. Il gol di Guidi è stato un montante al fegato per il Pineto e gli effetti si sono visti fino a oggi. Tra un po' non ci siamo dimenticati delle dichiarazioni di Colavitto, tra un po' le analizziamo, però volevamo un attimo rimanere sulla questione Pineto. Fatemi aggiungere una cosa sulla questione portieri. Portieri, ma in generale sono 2 under. Adesso voi trovatemi un fenomeno in categoria che deve giocare sempre under, perché altrimenti non si possono scrivere messaggi come se il Pineto avesse Yashin in panchina e nessuno titolare. Quindi uno ha il senso anche delle cose, della logica, perché siccome sono settimane con questo benedetto cambio di portiere, abbiamo capito, però se siete parenti, amici, dai, c'è anche un limite alla decenza. Credo che, e questo lo dico proprio per tutelare i 2 ragazzi, perché sono tutti e 2, 2,98 e tutti e 2 ragazzi bravissimi, sia Mazzocchetti che Giachetta, sono 2 ottimi portieri e hanno fatto bene entrambi quando hanno giocato. Ma ci può stare l'errore? L'errore ci può stare momenti di appannamento e momenti di forma, ma se sono critiche o elogi perché siete zii, amici, parenti, è no, inutile. Io volevo fare un appello proprio a chi segue questi ragazzi, proprio se sono amici, parenti, volevo fare proprio un appello in questo senso, perché credo che questo metterli sempre in competizione continua l'uno contro l'altro faccia male prima di tutto ai 2 ragazzi. È vero.
E quindi esatto. Vorrei fare un appello a evitare, insomma, smorzare un pochettino i toni esatto. su questa cosa, perché questa settimana non si sono allenati bene nessuno dei due. Ok, okay? Perfetto. Chiara? Perfetto. Paolo, hai sentito, ci hanno scritto, ma avete colto che Colavitto ha parlato di qualche scricchiolio nello spogliatoio per questo inizio 2018, non l'hai notato anche tu? Non mi è sembrato di leggere questo tra le righe delle dichiarazioni di Colavitto. Colavitto probabilmente, interpreto quello che voleva dire il tecnico della Vastese, probabilmente si riferiva al fatto che con l'arrivo di qualche giocatore nuovo, col fatto che la squadra era reduce da due sconfitte, è venuta a mancare un po' di quella tranquillità, di quella serenità che c'era stata fino alla fine del girone d'andata. Ma io credo che problemi di spogliatoio sicuramente no, anche perché sarebbe davvero incredibile che in una squadra che è terza in classifica, che prima di due settimane prima della sosta del campionato aveva fatto 13 risultati utili consecutivi e terza in classifica, credo che, insomma, parlare di problemi di spogliatoio sia sicuramente fuori luogo. Però che c'è stato qualche problema forse a livello mentale, questo credo a questo si riferisse Colavitto, dopo queste due sconfitte che avevano un po' minato l'autostima e la fiducia dei giocatori in loro stessi, questo probabilmente sì. Invece voi siete amici di Gianmarino? No, no, caro amico da casa, non siamo amici di Gianmarino, noi stiamo difendendo due ragazzi che hanno quanti anni? Sono entrambi del 98. Del 98, hanno 20 anni. Ora, hanno 20 anni e credo che, siccome sono settimane, perché noi non è che siamo qui a pettinare le bambole, leggiamo i messaggi, poi non tutto riusciamo a commentare perché per fortuna siete tanti. Ma siccome sono settimane e questa polemica Mazzucchetti Giacchetta va avanti, stiamo parlando di due ragazzi di 20 anni. Chiusa la parentesi, non ne parliamo più. Buonasera a tutti. No, ragazzi. Discorso chiuso. Si stia esagerando sulle colpe dei portieri del Pineto. Ciao Luca Di Pasquale, andiamo in pubblicità, poi nero stellati l'acqua. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Allora, ci andiamo a vedere l'ultimo derby della giornata, visto il lungo viaggio. Allora andiamoci a vedere nero stellati l'Aquila, il servizio ovviamente non può che essere di Andrea Costantini, 1-3, vediamo. Per mezz'ora Aldo Di Corcia ha cullato il sogno di un debutto coi fiocchi sulla panchina dei nerostellati e contro la sua L'Aquila, ma poi i limiti dei pratolani e lo spessore tecnico superiore dei rossoblù, trascinati da un Boldrini in gran spolvero, ripristinano i valori chiaramente espressi dalla classifica e l'Aquila espugna il Barbati di Pescina per 1-3. Battistini sceglie in avanti Padovani e lascia in panchina Ibe, tridente completato da De Iulis e Boldrini sulla tre quarti. Di Corcia conferma il 4-3-3 classico per i nerostellati, ma finiscono in panchina Asurov e Bruni, cui vengono preferiti Onwachi e Cicconi. Avvio di gara rabbioso per i nerostellati che sorprendono l'Aquila. Già al terzo si rende pericoloso Gasparotto, il cui tiro, corretto da un giocatore aquilano, finisce fuori di un soffio e quindi in angolo. Al quinto i nerostellati raccolgono subito i frutti della pressione grazie all'eurogol di Pacella, conclusione potente e che finisce sotto la traversa con Farroni colto leggermente fuori dai pali. Il centrocampista pratolano ci prende gusto e all'undicesimo ci riprova sempre dalla distanza, ma la mira non è la medesima del tiro vincente di pochi minuti prima. Sopita la sfuriata iniziale dei nerostellati, inizia a mettersi in partita l'Aquila. Al 18° Steri mette dentro un filtrante per Rucci, il quale centra per la corrente Padovani, che da ottima posizione non inquadra la porta. Boldrini è ispirato. Al 20° scalda il piede con una girata da fuori agevole per Parente. Ma è dopo la mezz'ora che la reazione aquilana prende forma. Al 32° Padovani trova una voragine sulla sinistra e mette al centro. Boldrini non arriva, ma sul secondo palo, solo soletto, Marra ha tutto il tempo di controllare e segna a porta vuota. 46 gol presi in 19 gare prima di questo derby. Una fragilità difensiva, quella dei nerostellati, che la dice lunga e che nella circostanza si esprime con una squadra slegata e colta di rimessa quando è in vantaggio. Quando poi tra gli avversari c'è uno del talento di Michele Boldrini, tutto si complica e tutto viene più semplice per l'Aquila, che al 39° ribalta il risultato. Boldrini inizia l'azione e la finalizza sotto il settore ospiti. Lesto Boldrini a raccogliere una respinta della difesa sul tentativo di De Iulis.
I nerostellati spariscono, l'Aquila padrona del campo, dopo l'intervallo De Iuris conclude in maniera pericolosa dal limite e spaventa Parente. Al quinto Vitone tocca per Del Gizzi, la cui punizione non impensierisce Farroni. Chi da calcio piazzato è esiziale invece è Michele Boldrini, esecuzione magistrale del numero 10 aquilano, barriera scavalcata e palla nel 7, nulla da fare per Parente e gara definitivamente conclusa. Da questo momento l'Aquila è in tranquillo controllo delle operazioni, solita sequenza interminabile di cambi fino al triplice fischio di Cattaneo di Civitavecchia. L'Aquila resta a 3 punti dalla zona playoff, mentre per i nerostellati la missione salvezza in queste condizioni è pressoché impossibile. Di Corcia, sogniamo un debutto magari migliore contro la, tra virgolette, sua L'Aquila, un ottimo inizio, poi cosa è successo? È successo che abbiamo preso gol, abbiamo fatto un errore in difesa e poi ci siamo un po' sbilanciati in avanti per quello. La partita l'avevamo preparata come i primi 20 minuti, come avevamo fatto, aggredire l'Aquila, non farla giocare perché sappiamo che c'ha tanta qualità, se la fai giocare ti mette in difficoltà come è capitato il secondo tempo poi. Ecco, a questo punto questa missione salvezza è sempre più difficile. Questo lo sapevamo, è difficilissima, però ci dobbiamo provare fino alla fine. Dobbiamo lavorare, andare in campo e lottare e giocarsi le partite. Ecco, a Francavilla ho visto una squadra che ha saputo lottare per tutti i 90 minuti, in questo caso forse vi siete sciolti un po' troppo in anticipo. Sì, perché a Francavilla c'era ancora, abbiamo preso gol all'inizio, poi c'era tutto il tempo per recuperare. Qui hai fatto 20 minuti bene, sei andato in vantaggio e poi prendi 2 gol così, insomma, poi il morale va un pochino giù. Poi di fronte c'avevamo una bella squadra, quindi non è facile. Va riconosciuto il merito dei nerostellati che hanno approcciato la partita nella maniera giusta, nella maniera in cui una squadra che deve cercare punti per la salvezza e deve fare, peraltro con un pubblico che ha fatto anche la bellissima coreografia, quindi faccio i complimenti a loro per l'accoglienza e per tutto. E sì, siamo mancati un pochino, nonostante eravamo sulla carta preparati, perché abbiamo parlato di questa possibilità, di questa scossa che sicuramente dava anche il nuovo allenatore, di questa difficoltà che potevamo trovare, ma sono stati più bravi loro e sono di vantaggio. Lì siamo stati successivamente ordinati, tranquilli, abbiamo ritrovato il nostro filo del gioco e siamo riusciti a fare gol come avevamo cercato, come volevamo. Noi rammarici non ne vogliamo avere, nel senso che cerchiamo di lavorare al massimo per le possibilità che abbiamo nella contingenza in cui siamo. Non ci siamo mai lamentati, non lo faremo adesso. Quello che noi cerchiamo semplicemente è un po' di serenità dal punto di vista organizzativo per poter portare a termine una missione di quest'anno. Magari alla squadra chiediamo di fare quei risultati che prima avrebbe meritato anche di più, perché probabilmente siamo qualche posizione indietro rispetto a quello che dovevamo essere, anche per poter vedere come è successo oggi qualche giovane in prospettiva per le stagioni successive, per chi lavorerà all'Aquila. Complimenti ancora, non finiremo davvero mai di fare complimenti alla squadra e allo staff tecnico dell'Aquila, perché stanno facendo un solo campionato. Allo staff tecnico. Cosa ho detto? Io ho detto alla squadra. No, no, a me ne ho preso e allo solo staff tecnico. Questo, guarda, è veramente io ho fatto una battuta, ho visto Battistini. Da quando sì, sta all'Aquila, gli sono venuti un po' più di capelli bianchi. Sono venuti i capelli bianchi, ne ha visti tutti i colori questo ragazzo, che si sta dimostrando veramente, oltre che un allenatore, veramente un trascinatore, perché mantenere in piedi una squadra, addirittura lo leggevo che Cafiero ha sì. Un sacco richieste. Ad Arezzo poteva andare, ha rifiutato per rimanere all'Aquila. Ma io dico, questi dirigenti o presunti tali, no? Che all'Aquila mi risulta ci fossero costruttori che fino a prova contraria hanno avuto il terremoto, quindi diciamo che in larga parte dovrebbero contribuire alla ricostruzione e non si può avere il braccino corto quando si tratta di queste cose, per cui veramente io ho una grandissima ammirazione per Battistini e per i giocatori. Secondo te, Aldo, dopo quello che Battistini sta facendo all'Aquila in prospettiva, anche se vogliamo dietro l'angolo, stagione prossima, diventa un nome appetito anche per categorie... Certo, si sta dimostrando veramente, cioè, pronto per fare un vero condottiero. Un grande salto, non solo un salto, un grande salto. Ma io veramente, l'Aquila ha avuto una gran fortuna a trovare questo ragazzo qui. Io penso, se non ci fosse stato uno come Battistini, io penso che l'Aquila il calcio sarebbe finito. Certo. Questa è una mia impressione, però questo, alla luce di quello che sta succedendo, non si può altro che dire chapeau e basta. Certo. E complimenti anche ai tifosi dell'Aquila, che ne stanno subendo tutti i colori. Sì, è vero, è vero. Andrea, che partita hai visto? Inizio, se vogliamo,
shock per l'Aquila e super per il Nero Stellati, che però poi anche oggi ci hai detto, dopo un po', dopo il gol dell'1-1, è come se si fosse un po' sgonfiato. Intanto Battistini è un allenatore importante, è uno, allora, se il Perugia è lì dove si trova, lo si deve anche al fatto che Battistini lo ha guidato a vincere dei campionati, ha vinto anche una Coppa Italia, quindi insomma è un allenatore assolutamente quotato e penso che tornerà dove è già stato, perché lì gli compete, e peraltro la sua forza è stata quella di cementare il gruppo, perché una scelta come quella di Cafiero, avete detto benissimo, la dice lunga. In questo gruppo sono rimasti tutti tranne Valenti e Ibogio, però effettivamente Valenti è talmente sopra la media che trattenerlo era davvero, davvero troppo. Gli altri sono rimasti, e grande merito a Battistini. Detto questo, per quanto riguarda i Nerostellati, è evidente la fragilità di questa squadra. Basta vedere come hanno preso l'1-1 e l'1-2. Una squadra che è in vantaggio trova questo gol della domenica, gioca un derby contro la squadra del proprio capoluogo di regione. Devi salvarti, sei in fondo alla classifica, devi giocare una partita più attenta, con più concentrazione, con più rabbia agonistica, con più cattiveria. Invece questa cattiveria si è vista soltanto all'inizio, ma neanche tanto, è stato un approccio migliore. Però una squadra come i Nerostellati, che ha dei limiti tecnici evidenti, in campo deve buttarla tutta sull'agonismo. E un gol come questo qui di Pacella va difeso meglio, troppe distrazioni, troppi errori. Bizindu fa un intervento inguardabile, da spazio a Padovani che la mette dentro, la palla arriva alla parte opposta dove Marra da solo va a segnare a porta vuota. Il gol del 1-2, bravo Boldrini, bravo De Iulis, ma hanno triangolato con una facilità irrisoria, e Boldrini, che ha iniziato l'azione sulla tre quarti, si è trovato davanti alla porta a riprendere il tap-in. Cioè, lì i giocatori dei Nerostellati dove erano? Quindi sono troppe le pecche di questa squadra, e non ci mette neanche quella tigna, quella cattiveria agonistica con cui ti devi aiutare quando sei in bassa classifica e quando sei chiaramente inferiore all'avversario. Cioè, tu dici, mi permetto di interpretare il tuo ragionamento, Andrea, c'è una bella differenza tra l'atteggiamento del Nerostellati e quello del Monticelli, per esempio. Ma il Monticelli è una squadra... Allora, è vero anche che il Monticelli fa questa categoria da alcuni anni e ha degli elementi comunque come Sosi, che sono elementi di traino, però è evidente che il Monticelli le gare se le gioca meglio, è più difficile battere il Monticelli. Nerostellati invece mettono in campo una certa fragilità, anche nelle ultime partite, l'ultima di Di Marzio in casa con Castelfidardo, i Nerostellati non hanno fatto un tiro in porta, e Castelfidardo ha vinto troppo agevolmente. C'è stata questa parentesi di Francavilla, forse anche lì Francavilla in casa non si esprime al massimo, e poi oggi la partita è durata mezz'ora, dopo l'1-1 era praticamente finita. Quindi ripeto, manca questa cattiveria, manca questa furia agonistica con cui si devono aiutare. E chiudo dicendo, come ho detto anche oggi nel collegamento, a inizio stagione con l'entusiasmo della neopromossa riesce a fare anche più punti di quelli che ti aspetteresti. Invece i Nerostellati hanno avuto un approccio già lì negativo, e poi forse questo campionato è apparso più grande e più difficile di quanto già fosse per via di questo inizio davvero negativo. Ti chiedono, De Iulis può fare la Lega Pro? Ma oggi si è mosso abbastanza bene. È sempre però... molto criticato questo ragazzo. Sì, oggi si è mosso bene, però è un giocatore che è stato fermo per molto tempo in questa stagione. Quindi un giudizio vero e proprio forse non lo si può dare. Io aspetterei, lo vedrei in condizioni anche migliori. Però devo dire che oggi è stato decisivo in occasione del gol dell'1-2, ha sfiorato il gol dell'1-3, si è mosso bene, ha fatto reparto. Ad esempio oggi l'ho visto quantomeno alla pari con Padovani, ma forse anche un filo meglio. Quindi è un giocatore che va lasciato crescere ulteriormente e deve crescere anche di condizione, visto che ha avuto questo lungo infortunio, però non mi sembra male, tutt'altro. Pacella, siccome ci stanno scrivendo che è un ottimo giocatore, che impressione ha avuto, oltre al gran gol che ha fatto?
è stato un giocatore decisivo lo scorso anno e probabilmente di questa squadra dei Nerostellati, se tu mi dici chi può rifare la Serie D l'anno prossimo, ti dico sicuramente Pacella, ti dico sicuramente Di Ciccio, che ha fatto già la Serie D con la Miternina negli altri anni. Per quanto riguarda gli altri, Vitone ai tempi migliori era un giocatore da serie professionistiche, ma ora è un giocatore che il meglio lo ha dato. Degli altri io davvero non riesco, anche questo gruppo di giocatori arrivati dall'estero, insomma io oggi se devo giudicare le prestazioni di Onwachi, di Bitsindu e altri, c'è poco, forse non ci sono neanche le condizioni per esprimersi al massimo in un contesto del genere, però non mi sembra abbiano dato chissà cosa. Ah, ecco, un altro giocatore che non mi è dispiaciuto, e non solo oggi, Del Gizzi, è un altro giocatore che ci può stare. Dove si è giocata Nerostellati L'Aquila? Al Barbati di Pescina. Sì. Ci chiedono. Siamo quasi in chiusura, però abbiamo il tempo. Tanto ci avevano scritto prima, non vi meravigliate tanto se l'Aquila è in quella posizione. Abbiamo degli ottimi giocatori, se li prendete sulla carta, purtroppo manca la società. Ci sono novità sul ricorso del Francavilla o si prevedono tempi biblici? Per il momento, forse mercoledì. Mercoledì? Quando escono i comunicati normalmente della Serie D, escono di mercoledì, probabilmente ci sarà una pronuncia del giudice. È una vergogna. Perché, Aldo? Ma perché lì c'è un referto dell'arbitro, no? Okay. La partita è stata... Lo ricordiamo, è la partita Monticelli-Francavilla del 22 17 dicembre. Pardon, 17 dicembre. Massimo, dopo 15 giorni, devono dire se la partita la devono rifare o che cos'è tutto questo tempo che si prende. Siamo in Italia, sono state le vacanze di Natale. Ma non è, immagino, hanno fatto il drittone. Ma non è solamente questo, no, è proprio... prendiamo la serie, apriamo il campionato, il Modena che l'hanno iscritto e non so perché, lo stesso Vicenza, campionati falsati, gente che presenta bilanci fasulli, iscrivono le squadre. Ecco perché il calcio ha preso la china pericolosa. Certo. Il Teramo può pescare in Serie D qualche giocatore? Se sì, quali? Andrea, ci dai un paio di nomi, ma proprio se io due mesi fa, tu l'hai già dato. Due mesi fa avevo parlato di Valenti, ma insomma... poi è andato altrove, però in Serie D ci sono buoni giocatori. È chiaro che la differenza di categoria può incidere soprattutto per un fatto fisico atletico, però il talento tecnico ne puoi trovare quanto vuoi in Serie D. A Teramo ha giocato Fiore per esempio, ma già se vogliamo vedere non so, un Leonetti sempre nella Vastese, uno Stivaletta, questi sono giocatori che possono fare la Serie C. Ad Avezzano mi vengono in mente i vari Teramo, Persia per stare ai giovani, ma anche Cerone è un giocatore che tecnicamente ci sta ampiamente in Serie C, quindi però anche insomma, Menna, non è che possiamo parlare di giocatori come noccioline perché qui poi buttiamo giocatori così a caso, però dei giocatori che se segui il campionato puoi renderti conto che possono fare al caso tuo. Assolutamente. Pizzutelli, ecco, Pizzutelli, questo messaggio, assolutamente sì. Parliamo di giocatori Pizzutelli, Leonetti, Teramo, che sono attenzionati, ve lo garantisco, da squadre professionistiche, quindi sono giocatori forti. Intanto utilizzo i nostri sms per salutare Pacella. Pacella, ciao, ti saluta il pelato e speriamo che Pacella ci stia guardando, così gli arriva anche Dicevano prima perché Ponticelli, Valente e Palombizio. Allora, Palombizio e Ponticelli penso proprio di no. Questa è una valutazione personale. Valente è stato un buonissimo difensore di Serie D, ma penso che oramai si stia avviando verso la parte finale della sua carriera. Perfetto, mentre vanno le immagini di a scorrimento della partita di ieri che vi abbiamo riproposto tra San Nicolò e Francavilla, siccome Aldo tu a Francavilla abiti e conosci molto bene la realtà giallorossa, prima ci hanno scritto anche qua in maniera molto critica sul fatto che rispetto a quanto ha investito il Francavilla forse i risultati sono un po' al di sotto delle attese. Tu sei d'accordo? Rispetto a quello che ci scrivono da casa, allora, perché adesso ricordiamo che sono arrivati, è arrivato Di Cecco, si sta riprendendo Fofanà.
Ah, guarda, allora partiamo dall'inizio. Francavilla deve innanzitutto ringraziare, proprio gli è caduto dal cielo, una manna dal cielo, sì, questo presidente. L'ho detto già, questo è un grande presidente, un grandissimo imprenditore, potrebbe fare tranquillamente il presidente a Pescara, ma senza tema di essere smentito. Ha deciso di venire a investire a Francavilla, sta impostando un discorso in prospettiva, perché sta organizzando la società, sta mettendo tutte le persone valide al posto giusto. E hanno almeno sentito che l'ambizione è quella di rientrare nei primi cinque. La squadra, secondo me, si sta comportando abbastanza bene. Ecco, adesso giustamente forse mi aspettavo qualcosa in più di queste prime tre partite, perché aveva tre partite abbordabili, nel senso che ha giocato a Fabriano e ha pareggiato, poi ha vinto con i Nerostellati e secondo me ieri era una partita da vincere. Perché questo? Dico questo perché le ultime partite, il Francavilla ha tutti sconti diretti, Matelica, sì, per cui pensavo che potesse guadagnare un po' di posizioni adesso. Ma onestamente, secondo me, come sta strutturando l'ingegner Calderoro, come sta strutturando la squadra, penso che i benefici si vedranno l'anno prossimo. E da ora io sono sicuro, sono convintissimo, che il Francavilla l'anno prossimo sarà, se non la vincitrice del campionato, ma sarà una grandissima protagonista, certo, del prossimo campionato. Certo. Poi, tanto ci chiedono se Barbuti può fare l'AD. A naso il messaggio arriva da Teramo, a naso, ed è anche parecchio ironico. Ma perché? Ok. Vabbè, comunque. Però ieri, perdonami Aldo, sulla strada del Francavilla c'è stato un San Nicolò che con l'arrivo di Montani, ma non perché prima fosse colpa di Campanile, però evidentemente Fabio, che conosciamo bene, che è stato nostro compagno di viaggio qui, ha iniziato a dare la sua impronta, il suo stile di gioco, il 4-3, cioè è una garanzia. Vedi, a un certo punto Francavilla sbaglia a spendere il giocatore, ormai a fine carriera, veniamente com'è. Chiaramente questo presidente non è che era nel calcio, si è affidato alle persone a lui vicine, quelle che ha deciso a cui affidare la gestione di questa squadra. Ora, a un certo punto il problema qual è? Che non è sono partiti in ritardo. Per me stanno facendo veramente dei grandi, buon campionato. Ma io sentivo un po' di chiacchiere, per esempio l'allenatore, ma perché? Io amo le critiche costruttive, non le critiche istruttive. Ecco, hai fatto il nome di Montani. L'anno scorso Montani ha fatto alla grande, si è comportato alla grande a Francavilla. Se quest'anno il presidente che è arrivato e si è affidato ad altre persone per l'organizzazione della società non hanno visto in Montani, ci sarà un motivo, avranno i loro motivi, no? Secondo me non è che questo è arrivato, si è messo a buttare soldi, secondo me sta impostando un lavoro i cui frutti li vedremo a medio e lungo termine. A medio e lungo termine, okay. Anche perché diffido sempre dei grossi exploit. Gli exploit, se non hanno una base, questa è una mia opinione, che lo dico in virtù di, ormai c'è un'età che ne ho visti talmente tante, per cui questa è la mia esperienza. È un po' come Teramo, no? Teramo, adesso mi allaccio un attimino. Sì. Teramo purtroppo, la gente dimentica che è successa una cosa gravissima. Teramo 3 anni fa ha vinto il campionato. Sì. E da quel momento, come una maledizione, si è su Teramo Calcio. E da allora, anche se poi no, parlare di maledizione si crea un ipergiustificazionismo. No, senza giustificazione. Però voglio dire, quell'anno ancora oggi si parla della Padula, Donnarumma, com'è. L'anno dopo Capitelli ha preso fior di giocatori, Moreo, qui. Sì. Però tutti pensavano a Donnarumma. Ormai sì, bisogna cancellare con un colpo di spugna sperando di salvarsi e cercare di creare una società, o con Campitelli o senza Campitelli, una società forte che continui, perché Teramo è una società gloriosa. Ti faccio sentire una cosa, so che siamo leggermente in ritardo, chiedo perdono alla regia, ma ti volevo far ascoltare l'intervista che abbiamo fatto ieri, perché insomma a Stefano Giacomelli, capitano del Vicenza, che in questo fine 2017, inizio 2018, ne ha passate davvero di tutti i colori. Ieri è venuto a Teramo e hanno vinto 2-1. Ve lo faccio ascoltare. Prima ascoltiamolo, poi facciamo qualche valutazione. Ascoltiamolo intanto.
Ci serviva questa vittoria perché abbiamo passato 2 o 3 mesi dove si vedeva tutto nero, dove erano tutte bugie, dove niente, cioè anche noi non ci credevamo. Sembra che si veda un po' di luce in fondo al tunnel, ci hanno dato delle garanzie, quindi noi ci siamo sempre allenati da professionisti, abbiamo sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia e oggi credo che sia la chiusura di un ciclo di 2 o 3 mesi orribili che poi alla fine è finita come una favola, tra virgolette. Quindi siamo contenti della vittoria, siamo contenti dei 3 punti e bisogna continuare a lavorare, mettiamo mattoncino per mattoncino come stiamo facendo e poi alla fine tireremo le somme. Stefano, tu da capitano ci hai sempre messo la faccia in questo ultimo periodo, è stato un periodo paradossale con il fallimento da una parte e la possibilità di continuare dall'altra, ecco, come si tiene, cioè in questo il gruppo è rimasto sempre unito? Ma guarda, ci riesci solo se hai 24 uomini dentro uno spogliatoio che ragionano con una sola testa. Abbiamo deciso per ora di rimanere tutti quanti, tranne Lanini che poi abbiamo accettato la sua decisione, però il periodo è stato orribile, ve lo assicuro che ci si può scrivere un libro negli ultimi 2 mesi e mezzo, però ne siamo usciti fuori da veri uomini, da grandi lottatori e oggi l'abbiamo dimostrato. Cosa ti ha dato più fastidio? Cosa vi ha dato più fastidio? La mancanza di rispetto, il giocare con la fame delle persone, perché alla fine c'è gente che qua guadagna veramente 1.000 euro al mese e soprattutto i giovani, e tra affitto e il mangiare è duro arrivare a fine mese. Quando le promesse sono tante e anche le bugie alla fine sono state tante, la mancanza di rispetto è la cosa principale. Una vittoria a libro cuore quindi? Sì, assolutamente. Una vittoria che veramente ci ha fatto piangere e sorridere tutti insieme. Speriamo di aver chiuso questo ciclo e di iniziare una nuova era che in una piazza come Vicenza potrebbe essere veramente fondamentale. Allora, vi abbiamo fatto sentire questa intervista non tanto perché noi siamo abruzzesi e la trasmissione è l'Abruzzo del pallone, quindi in senso stretto ci interessa relativamente, ma l'abbiamo fatta sentire perché purtroppo di queste interviste ne stiamo sentendo negli anni tantissime. Aldo, non so se sei d'accordo, tu sei stato anche un dirigente, sei stato anche presidente di società di calcio. Ha detto una cosa che può sembrare scontata a Giacomelli, ma qui quando si tratta di qualcuno che entra nel mondo del calcio ha comunque a che fare con delle persone che devono mangiare, che devono andare avanti, quando uno entra in questo mondo deve imparare innanzitutto. Quindi ci vuole responsabilità. Guarda, io ti faccio un piccolo esempio. Io sono stato 7 anni a Caldari e praticamente a Caldari il 10 di ogni mese si pagava, perché a un ragazzo, anche se prometti 200, 300, 400 euro, glieli devi dare perché ci conta. Quindi immagina qui che ci troviamo di fronte a padri di famiglia che devono veramente mandare avanti, no? Certo. Sì. Sono cose che non dovrebbero succedere, ma qui ci allacciamo a un discorso. Il mondo del calcio sta cambiando perché ci sono sempre più avvoltoi. Tu guarda, appena c'è una società così in bilico ci sono 4-5 persone, sì, che si chiedono, che si avventano. Ecco, come per esempio diffido di uno che viene un'altra regione per fare calcio in Abruzzo, oppure che dall'Abruzzo va a fare calcio in un'altra parte. Cioè non c'è più controllo, non c'è più. Adesso, fermo restando che il Vicenza ha vinto ieri, secondo me l'ha detto chi ha visto la partita, che un po' l'allenatore è andato in confusione. Dopo, confermo. No, non so. Confermo, non, perché ero... Non l'ho vista, però giustamente questi sono venuti qui e hanno fatto la loro partita. Fino al momento di sono andati in svantaggio, non hanno fatto niente. Oggi giustamente vengono presi ad esempio, anche per me è un esempio, perché i giocatori che non prendevano la linea sono venuti, hanno fatto la loro partita, però sono cose che... Ecco, adesso tornando ai ripescaggi, la Serie C ci sono un sacco di... una società come il Francavilla, dico il Francavilla, il Pineto, hanno tutti i numeri per poter fare la Serie C. Sì. Dico a livello, parliamo degli abruzzesi, certo, ma ci saranno anche in altre regioni. Ma perché non... Le società che hanno il bilancio poco chiaro, perché tu mi dici la Coviso, che ha controllato la Coviso.
aveva il Vicenza un debito di 20 milioni di euro. Prima o poi scoppia. Sì, è chiaro. È il bubbone. E allora, il calcio se deve raggiungere, deve avere credibilità. Se perde quella credibilità è finita. Assolutamente. Ecco perché ci sono tanti personaggi squallidi che girano intorno al calcio. Buonasera a tutti, per favore fate vedere la partita della Vastese, forza Vasto e grande Bolami e Colavito. Caro amico da casa, abbiamo già fatto vedere tempo fa, però, ti dico che tutti i servizi, vero Andrea, sono già sulla nostra... Sì, tutti sono pronti. Già online. Basta andare? Ah, eccolo qua. O su tv6.it o su il canale YouTube. Oppure lo potete anche sulla nostra pagina Facebook. Assolutamente sì. Basta, si parla di Bolami, di Colavito e il mitico segretario Franco Nardecchia, lo vogliamo parlare? Sì. Saluti a Franco. Assolutamente, assolutamente. Vediamo il prossimo turno. Prossimo impegno, visto che si parla di Libro Cuore, sì. Ne ho parlato diffusamente anche io, cercheremo di impegnarci per trovare chi è il Bottini della situazione, chi è il Garrone, chi è il Franti e chi è il maestro Perboni e compagnia bella. Cercheremo poi di fare questo accoppiamento nelle prossime puntate. Ma pescandolo dove? Va. Ci devi ancora pensare. Avezzano Vispesaro, super partita. Uno, dice Aldo. Allora, facciamo la schedina. Avezzano Vispesaro 1. Campobasso Nero Stellati. Roberta, questo per te è un po' più semplice. Diciamo un X? Però facciamo X, dai. Facciamo X. Castelfidardo Fabriano. Francavilla Agnonese Paolo? 1. L'Aquila San Giustese, Aldo? Mi auguro uno, anche se la San Giustino è una buona squadra. Roberto, a te ti tocca la partita più complicata, Matelica Vastese. Dai, non lo diciamo. Ma... Pineto San Nicolò. Ma io credo che insomma il Pineto debba riscattare la sconfitta di oggi. Però è da tripla? Parte favorito. Beh, da tripla. Il San Nicolò con Montani è una squadra in crescita, però... Il Pineto in casa ha battuto il Matelica, quindi per il San Nicolò sarà sicuramente... Intanto vedo in bassa frequenza la sigla che va e chiedo scusa a Maurizio, Recanatese e Monticelli, San Marino Jesina sarà la giornata numero 21, ovviamente che noi vi racconteremo come sempre. Grazie ad Aldo Fattore per essere stato grazie con noi, grazie Aldo. Grazie a te. Grazie a Roberta Di Santi, ciao Roberta. Ciao a tutti. Grazie anche a Paolo Renzetti. Grazie a te. Che ovviamente venerdì sera vi racconterà Pescara Perugia in diretta dallo stadio Adriatico di Pescara, sperando in un altro risultato positivo della squadra di Zeman. Grazie ad Andrea Costantini in redazione, ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Claudio Di Giacomo alle camere, grazie a Silvia Gentile, grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie a Dania Cantagalli in redazione, grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima 19:30 a TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.